Nel suo intervento lei ha toccato aspetti molto molto importanti, alternanza per esempio scuola-lavoro, certo, e così come altri insomma aspetti fondamentali del mondo appunto della scuola. Ecco, iniziamo con una domanda generica: come la vede oggi, come vede oggi il mondo scuola, diciamo, in Italia? Ma guardi, io lo vedo in profonda crisi e insieme con una ricchezza di possibilità. In profonda crisi perché gli insegnanti sono di fatto espropriati del loro lavoro. C'è troppo riferimento al mondo esterno. Un tempo si diceva è importante il rapporto della scuola col territorio, con la realtà, col mondo. E io naturalmente riconosco che questo è utile ed è bene che sia, ma il centro di gravità si è spostato in modo molto forte, distorcendo l'immagine, il modo di essere, il modo di vivere e il modo di lavorare della scuola e degli insegnanti. Un tema centrale che abbiamo affrontato questa mattina è il tema delle cosiddette conoscenze. Può una scuola rinunciare alle conoscenze che oggi sono in così rapida crescita, che hanno bisogno invece di padronanza da parte dei nostri ragazzi? E allora, se questo è vero, se questa padronanza è importante per il futuro, abbiamo bisogno di docenti colti, di docenti che sappiano, di docenti che abbiano frequentato fino in fondo la loro disciplina, che costantemente si aggiornano, che riescono ad aprire le menti dei loro ragazzi. Del resto, guardi, io ho fatto il preside per tanti anni al liceo Gallucci di Catanzaro e avevo un termometro preciso di quali sono le domande delle famiglie. Laddove c'erano insegnanti bravi, assai colti, illuminati, capaci di orientare i giovani, convergevano le domande di iscrizione. Quindi vuol dire che le famiglie non si aspettano la formazione di generiche competenze per i loro ragazzi, si aspettano altro. Si aspettano che sappiano ragionare, che sappiano possedere i fondamentali. La chiudo su questo con una battuta, ma una società con un rapido sviluppo e un rapido invecchiamento, obsolescenza, come si dice, delle tecnologie, ha bisogno che i nostri ragazzi, i nostri diciottenni, per esempio, posseggano i fondamentali o che dominino un tassellino. Ma l'industria cambia velocemente, le tecnologie mutano con una rapidità sorprendente. Non per nulla le grandi aziende chiedono spesso laureati in filosofia e in lettere, cioè persone, o magari in fisica generale, in fisica teorica, chiedono persone che sappiano ragionare, che abbiano una visione d'insieme, che abbiano una grande elasticità mentale. Quindi la cosa più discutibile dell'impianto della scuola di oggi e che si dice, seguendo ciecamente la moda e magari alcuni dettami di una certa Europa, accontentiamoci. Anzi, importante e moderno è avere la scuola delle competenze, il saper fare nelle singole nicchie, nei singoli comparti del lavoro. E il corollario di tutto questo, di questa premessa, qual è? Che è importante l'alternanza scuola-lavoro. Per fortuna le ore sono state ridotte dall'attuale governo e questa è una cosa buona, speriamo che ne facciano altre naturalmente, insomma, di buone. Io non sono del tutto ottimista, ma pensa che manca un indice meritocratico per i docenti, cioè il docente bravo rispetto al docente meno bravo, come può essere gratificato nel mondo della scuola? Ha ragione. Lei ha parlato di meritocrazia nel suo... Sì, la parola non è che mi piaccia molto, ma l'idea che bisogna riconoscere le qualità e i meriti è un'idea importante che dovrebbe fare strada. E la scuola come può riconoscere la qualità di un docente? Guardi, intanto io dico questo, il riconoscimento delle qualità particolari, intellettuali, culturali, capacità relazionale, come si dice oggi, con i ragazzi, il riconoscimento di tutto questo è giusto che avvenga, ma in un quadro in cui la scuola la si interpreta come la scuola della cooperazione, cioè i migliori non devono fuggire per la tangente, diciamo, aristocratica, i migliori devono poter confrontarsi con i loro colleghi che ne sanno di meno, che possono apprendere, che hanno disponibilità.
Quindi i docenti migliori devono essere un'avanguardia produttiva che restituisce parte della propria intelligenza e della propria cultura a tutti gli altri. Non per nulla esiste un collegio docente, i consigli di classe. Quindi io sono per difendere il patrimonio collettivo. Come riconoscere i meriti particolari di alcuni docenti? È la parte più difficile, perché ogni volta che si inventa un sistema viene contestato e criticato. Io penso che bisognerebbe ricostruire il profilo di un docente, come si è laureato, quanti concorsi ha fatto, quali relazioni sono state fatte su di lui, un insieme di fattori in modo tale da evitare l'arbitrio del preside e, come dire, l'affidamento alle contingenze, al caso. Ci sono parametri che possono essere studiati. È un'impresa difficile, a giudicare da quello che è avvenuto in questi anni.